Buonasera, eccoci qua cari ragazzi, ho appena finito di lavorare, sono stanco, oggi non ho fatto nessun video, a parte qualcuno, ma poca roba, spero che di riuscire domani, ma la vedo difficile. Comunque adesso mentre mi avvio vi faccio un piccolo vlog, una dashcam mentre guido e vi spiego un po' la situazione odierna. Ciao, a dopo. Eccoci qua cari amici, eccoci qua. Sono successi un paio di problematiche in strada, gente che mi suona, gente che mi lampeggia per non farmi passare. Mi verrebbe voglia. Allora, in moto io lo ammetto, perché sono una persona genuina, una persona vera che le cose ve le dice in faccia. Più di una volta è successo che in moto gente che non mi volesse far passare, magari siamo in un incrocio, cioè non un incrocio, siamo in un'inserzione secondaria dove mi devo immettere su una tangenziale principale. Faccio passare la prima macchina, c'è molto spazio tra la prima e la seconda, io con la freccia già inserita per l'immissione nella carreggiata. Sto grandissimo figlio di una buona donna cosa fa? Va ad accelerare e lampeggiarmi per non farmi passare. Io dico, ma che ti cambia che è una moto e posso passare? Cioè, più di una volta vi dico la verità che mi sono fermato in mezzo alla strada, ho messo le quattro frecce e ne abbiamo discusso a quattro occhi. Posso essere sincero, diventano molto pecorelle. So che non si dovrebbe fare, so che è sbagliato dal codice della strada, quello che volete, però concedetemela. Quando mi succede, soprattutto quando finisco dal lavoro, che magari c'ho un po' le palline girate, spaccherei tutto. Comunque, oggi ero in pausa pranzo e ho visto in vari quotidiani, in vari telegiornali, che riportavano la notizia che Donald Trump non sapeva, magari un po' ignorantemente, però ignorante non è una persona ignorante, ma è una persona che in quel momento sta ignorando un fattore, un qualcosa. Non bisogna offendersi quando si viene chiamato ignorante, nel senso, ignorante va usato dove ci sta, non va detto sei ignorante tanto per, a quel punto diventa dispregiativo, un aggettivo dispregiativo. Però vabbè, insomma, veniva preso un po' deriso dalla stampa nazionale, che io tra virgolette la giudico ormai la stampa di Pulcinella, i giornalisti di Pulcinella. Però vabbè, ormai in Italia non c'è un vero giornalismo, c'è un giornalismo di parte, un giornalismo del facile a chi detiene i diritti dell'azienda, e ci sono molti interessi politici e compagnie, quindi fa comodo mettere o non mettere alcuni articoli. Io dico che il giornalismo deve essere apolitico, non deve avere confini, blocchi mentali e quant'altro. Vabbè, senza dilungarci fuorviare i vari, uscire dai vari discorsi, praticamente questo povero Donald Trump veniva preso in giro perché non sapeva che le Isole Vergini facevano parte del territorio statunitense. Io sinceramente la prima cosa che ho detto, sì, ok, doveva saperlo, soprattutto perché doveva saperlo. Io penso che abbia schiere e schiere di collaboratori, penso che un errore così sicuramente qualcuno gli avrebbe già detto, no? Gli avranno comunicato, guarda che le Isole Vergini e quant'altro qua e là, sono Stati Uniti, quella. Se qualcuno non lo ha fatto, non è già una, come dire, un errore fatto dal presidente degli Stati Uniti, ma è un errore fatto dai collaboratori del presidente, che sono pagati e sono pagati per svolgere proprio quel lavoro. Quindi già da come la vedo io non è un errore imputabile a Trump, ma sì, dai, imputabile in parte. Perché? Perché in parte è un errore di ignoranza da parte di Trump, però secondo me la cosa più grave è che un errore del genere gli è stato concesso di fare da persone che sono pagate per non fargli fare questo tipo di errore. E quindi secondo me il capro espiatorio qui non è Trump, ma è chi gli ha permesso di inciampare in questo errore, che poi vabbè errore,
diciamo che io vedo Trump come una persona molto reale, molto vera, una persona come noi, alla fine la butta là, si arrabbia, fa la suriata, fa il tweet. Secondo me è una persona senza filtri, ma è una persona vera. Calcolatrice sì, però è vera, è reale. Un po' come era, forse possiamo definire Bill Clinton. Perché comunque anche Bill Clinton sì, era calcolatore, dietro le sue sparate magari spontanee c'era magari molto lavoro di sottofondo, quindi seppur spontanee erano calcolate. Meno spontaneo secondo me era Obama. Obama ogni parola di ogni discorso era pensata a tavolino, tutte le cose che faceva prima c'era un lavoro insomma, di preparazione, il team che preparava i discorsi. Comunque anche un presidente ha una squadra dove fanno sondaggi per capire la cravatta al vestito, a questo e a quello. Cioè, c'è tutto un circo dietro pagato per queste piccolezze, che sembrano piccolezze dettate dal caso, ma in realtà sono mosse ben studiate, programmate. E comunque dietro c'è un lavoro, ma non di poco, visto i soldi che prende questo team atto a non far incappare il presidente in questi errori e ad essere sempre tutto perfetto. Non parlo di padre e figlio Bush, perché lì veramente hanno fatto, cioè lì io ho pareri molto discordanti. Però ecco, Trump a me sembra una persona genuina. Tant'è vero che è riuscito a battere Hillary Clinton. Ma perché è riuscito a battere Hillary Clinton, secondo me? Sì, è vero che ha dato speranza magari a quella realtà industriale che stava morendo negli Stati Uniti, in alcune zone degli Stati Uniti. Però secondo me Hillary Clinton, con tutti gli scandali che sono successi, con Russia Gate e compagnia, però la vedete che è una persona molto calcolatrice, molto, secondo me, non genuina. E il popolo americano, secondo me, si era anche stufato un po' delle false promesse che davano queste figure, che poi alla fine non erano vicine. Cioè, loro volevano sembrare vicine alla popolazione, simili alla popolazione, ma in realtà erano molto distanti, erano molto differenti dalla popolazione. Comunque un Obama, una Clinton, vengono da una... Non tanto Obama quanto la Clinton viene da una situazione, il marito comunque familiare, molto distaccata dalla reale America, che comunque fa fatica ad arrivare a fine mese, ha difficoltà economiche, ha problemi con la sanità, con le assicurazioni. Trump invece si è costruito un impero dal nulla, da solo, con i suoi sforzi. Cioè, alla fine è una persona del popolo che è arrivata dove è arrivata grazie alle sue forze. È un po' il sogno americano, secondo me. E quindi anche lì, tanto di cappello a Trump. E la popolazione, vedendo Trump, poi vabbè, con le uscite che ha avuto nel wrestling, nella WWE, nei film, lo vedi che è un personaggio che tanti, cioè, fa un po' goffo, fa anche ridere, però è un personaggio genuino. Trump è così, prendere o lasciare. Secondo me è stata la carta vincente che ha sbaragliato la Clinton, perché secondo me la Clinton mai si immaginava, o si sarebbe immaginato, che Trump vincesse. Guardate che secondo me la Clinton quando ha vinto Trump, secondo me, ma nemmeno la doccia fredda, preferiva star nel ghiaccio della Siberia che starsene lì a vedere. Cioè, è stata passata da uno che fino a 5 anni fa, cioè, andava a fare le apparizioni in televisione, cioè nella WWE, ragazzi, una cosa assurda. Eppure Trump ha vinto. Trump ha vinto con la sua genuinità, ha detto: questo sono io, o mi premi, accettate perché così sono, o non mi votate. Believe me. E il credetemi, ha dato ragione a Trump. Bravo Trump. E quindi io lo vedo come una persona, un fauno mistico, no, della mitologia. Uno che si è creato dal nulla, con le sue forze, e adesso è il presidente degli Stati Uniti d'America.
Questo è Trump secondo me. Spero che queste considerazioni in parte vi siano piaciute. Se non vi sono piaciute, ditemi la vostra. Un video di risposta, un commento, per me è indifferente. Come vi dico sempre, però, datemi un vostro pensiero. Non datemi un pensiero della massa, perché della massa non ce ne facciamo nulla. Qui vogliamo soltanto persone vere che dicono la loro, perché hanno un cervello pensante. Chi più chi meno, vedete me nel meno, però nel mio dico la realtà che io vedo. Non dico Trump, qua, Trump no, Trump è così e basta. Dai, io vi saluto cari ragazzi, che adesso sono un po' stanco, non ce la faccio nemmeno a parlare. Spero che domani riesco a fare qualcosa di interessante, se no lunedì pomeriggio uscirò e andremo sicuramente a fare qualcosa. Per adesso è tutto, buonanotte, ciao belli!